Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Il cammino continua. È già da qualche domenica che stiamo accompagnando Gesù e lui speditamente, decisamente sta andando verso Gerusalemme. E noi dietro, piccolo gruppo, ricordate un paio di domeniche fa? Ma Gesù non prende paura se c'è un piccolo gregge con lui e basta. E continua a chiamare questo piccolo gregge alla coerenza. E continua a aiutarlo a riflettere. Siamo noi questo piccolo gregge, se... Adesso vediamo, no? Allora, la coerenza oggi si manifesta in una risposta a una domanda che gli viene fatta. Un tale, sono io, sei tu, ha una curiosità. Mamma mia, quanto siamo curiosi. Una curiosità anche strana. Siamo pochi o siamo tanti? E ogni tanto ci viene questa voglia di contarci, o no? Una volta e saremo tutti a Bussolengo. Siamo pochi o siamo tanti? Sono pochi quelli che si salvano? Che sia lecita la domanda, non lo sappiamo. Sembra che il Signore però non sia molto interessato al numero. Non è mai stato interessato. Tanto è vero che la risposta che il Signore dà è su un altro versante e comincia a rispondere attraverso un'immagine bellissima e semplicissima. La porta. La porta. Oggi chissà quante porte abbiamo passato anche noi, o no? Non ce ne accorgiamo più. Eppure è un'immagine tanto viva e quotidiana. E inizialmente questa porta, Gesù ci dice, ci inquieta, è stretta. E magari abbiamo fatto delle fantasie su questa porta stretta, bisogna tribolare per passarci, bisogna fare dei sacrifici. La porta stretta, provate a pensarci. Chi è che passa per la porta stretta? I piccoli. I bambini. Non fanno fatica i bambini a passare per la porta bassa e stretta. Gesù allora sta ritornando su un discorso che ha sempre fatto. Solamente i più piccoli
possono passare ed entrare. State attenti, grandi, potenti, state attenti, voi che vi credete, non ci passate per quella porta lì, eh? Soprattutto, e ancora di più, perché andando avanti con gli anni, no, ti si dimentica di essere bambini, vuol dire la semplicità, vuol dire la trasparenza, ma vuol dire anche che pian pianino, no, non ne vogliate, si diventa ciccioni, si accumula. Per quella porta stretta non ci passa chi ha accumulato e chi ha tante cose, deve lasciarle fuori. Capite che Gesù è coerente col discorso che da qualche domenica sta facendo. Vi ricordate? Sta parlando delle ricchezze. Sta parlando di queste ricchezze che appesantiscono. Non si passa per la porta della vita, della salvezza, quando si è accumulato tanto, quando ci si è riempiti, quando le cose non ti permettono di andare speditamente. Eh sì. È un discorso forte allora quello che Gesù sta facendo. Sta ritornando proprio al suo pensiero iniziale. I piccoli entrano nel regno di Dio. Però tutto è possibile a Dio, eh? Non dimentichiamoci. Quando aveva detto che per la cruna di un ago un cammello non ci passa, è più facile. Dopo ha detto, tutto è possibile a Dio. E cos'è la possibilità che viene data proprio perché tutti possono passare? Chiaro, la salvezza viene da Dio e non dai nostri meriti. Ed è la seconda parte del Vangelo. State attenti che questa porta si chiude. Ma come, Signore, si chiude e non possiamo più passare? Noi, proprio io. Guarda che io sono stato tutte le volte, tutte le domeniche con te a mangiare insieme con te. È una chiara allusione all'Eucarestia. Guarda, Signore, che io ti ho ascoltato tante volte sulle piazze. È una chiara allusione alla parola di Dio. Chi? Chi siete voi? Non vi conosco? Ma come, Signore, dai? Come non mi conosci? Sei proprio così smemorato? Lontani da me, voi che siete operatori di iniquità. Ah, questa è un'altra cosa molto chiara. La porta si chiude e rompe il naso alle persone che pensano di meritare solo perché sono del gruppo, solo perché venivano a celebrare l'Eucarestia, ma non hanno fatto la giustizia. Non basta condividere il pane. Bisogna anche condividerlo con gli altri. Non basta mangiarlo questo pane, bisogna farsi pane per gli altri. Eh sì, non basta aver ascoltato la parola di Dio, bisogna anche averla vissuta. Perché chi fa l'ingiustizia, chi non vive con giustizia nei confronti degli altri, nella sua quotidianità, stia attento, la porta gli rompe il naso. Ma questo Dio a cui tutto è possibile, ecco la terza parte del Vangelo, che è un sogno, il sogno di Dio. Questa porta si spalanca e Dio sogna che tutti possano entrare, tutti! Non tu solamente, non io solamente, non i migliori, non che noi che ci crediamo i, tutti! Perché Dio ha un sogno che dall'Oriente all'Occidente, dal Nord al Sud, tutti possano entrare. Che bello che è questo Dio che ha una voglia matta che tutti diventino Suoi figli. Verranno da Oriente, da Occidente, verranno da Nord a Sud, no? E da Mezzogiorno e tutti entreranno a far parte di questo regno. Che sogno meraviglioso che ha questo Dio. Quindi oggi abbiamo ascoltato, no? Attraverso l'immagine della porta che è stretta, che si apre, che si chiude, abbiamo ascoltato un sogno di Dio verso un mondo differente e ce lo offre, ce lo presenta e ci dice, dai, questo sogno mettilo in vigore tu, fa che questo sogno non rimanga là, distante, portalo,
nella tua comunità, portalo nella tua casa, portalo nel tuo mondo, perché il mio mondo, il mondo di Dio, è un mondo dove tutti possono entrare, è un mondo fatto per tutti quanti. È una sferzata che la comunità iniziale stava dando a se stessa, quando tentava di chiudersi, quando San Luca ha scritto il Vangelo, ma è una sferzata anche per noi. Avete sentito che attualità che ha questo Vangelo? Tante chiusure che si ripetono, no? Tanta gente che pensa di essere così la destinataria della salvezza, di chiudersi, il Signore sogna e sogna con un sogno immenso, grandissimo, per tutti i variopinti clandestini del mondo. C'è tutto proprio la possibilità di entrare in questo banchetto che il Signore ha preparato. Sogniamo anche noi, ma soprattutto cerchiamo di metterlo in pratica, questo sogno. Buon cammino a tutti.